ragazze, allora, da quando sono stata a New York in tantissime mi avete chiesto di fare un video sul mio beauty kit da viaggio, appunto per i viaggi lunghi, quello che mi sono portata, tutte le cosine, i prodotti di bellezza che mi sono portata sull'aereo, e quindi vi faccio vedere subito tutto quanto, che sta tutto in questa pochettina di Hello Kitty, che è vecchissimissima, era uscita con una collezione della MAC tipo 5 anni fa, prima che io iniziassi a fare video, però mi piace ancora un sacco ed è ancora tra l'altro abbastanza decente, e quindi vi faccio vedere appunto tutto quello che c'è all'interno. La prima cosa che ho portato e che ho utilizzato sono le salviettine. Queste sono delle salviettine struccanti, in realtà vanno benissimo anche per pulire soltanto il viso. Io all'andata sono andata sul volo completamente struccata, mentre al ritorno ero truccata, poi mi sono struccata con queste sull'aereo, e queste mi servono anche se non sono truccata, perché appunto puliscono il viso. E poi quello che sono andata a stendere sul viso è una crema idratante, perché non so se avete notato, ma l'aria che c'è in aereo secca tantissimo tantissimo la pelle, la sentivo proprio tirare, le labbra erano scrippolatissime, quindi, e io ho la pelle mista, quindi non oso immaginare. Se avete la pelle secca, portatevi veramente assolutamente degli idratanti in volo, ecco perché loro li vendono sul catalogo, perché molte volte c'è bisogno veramente di idratare la pelle, e io ero veramente in uno stato terribile. Se non avessi avuto gli idratanti non so cosa avrei fatto. Allora, la crema idratante che ho portato è questa Complexion Perfector Hydrator. Questa è un gel, quindi molto fresca, molto leggera, si assorbe super in fretta ed ha anche una bella sensazione di tipo di appunto rinfresca, quindi un po' risveglia, no? Che insomma, io ne avevo bisogno sul volo, poi voi magari siete sveglissime, perfettissime, io ero veramente lì in coma, e quindi sì, ho portato questa. E poi, altra cosa che ho portato, questo invece per idratare le labbra, è il mio balsamo labbra Creme de Rose Christian Dior, già ve ne avevo parlato di questo, e mi sta piacendo ancora un sacco, idrata le labbra molto molto bene, è ottimo anche, anche come base per il rossetto, ma in questo caso non l'ho utilizzato per questo, ma insomma ve lo consiglio. E poi altra cosa che ho portato è questo, questo mussiero perfezionatore, se non sbaglio, una cosa del genere, della Vichy, e questo mi serve per togliere i rossori che ho sempre sempre sul viso, se sono struccata si vedono tantissimo, e quindi questo mi aiuta un attimino a uniformare l'incarnato e mi calma un attimino la pelle, perché dopo averla struccata con le salviettine struccanti diventa rosso fuoco, ecco, e quindi ho portato anche questo, e ne basta veramente pochissimo di questo e si vede la differenza, anche quando lo stendo la notte, la mattina dopo vedo che ancora la pelle è molto più uniforme, ho molti meno rossori. Una cosa che non ho portato con me in aereo, ma che ho dovuto, devo assolutamente consigliarvi, sono le goccine per gli occhi e il collirio, perché anche gli occhi si seccano un sacco e mi è dispiaciuto non averle a bordo. Anche gli occhi si seccano tantissimo e bruciano, quindi infatti in una foto avevo postato, avevo gli occhi veramente molto molto rossi, e quindi vi consiglio di prendervi anche il collirio assolutamente. E poi ultima cosina che ho portato con me è la cipria, questa Chanel, che è un pochino coprente, e questa l'ho stesa giusto in velocità sull'aereo per dare un aspetto più normale alla mia pelle, che appunto è sempre sempre tanto 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 rossa, e mi ha aiutato anche un po' con l'effetto lucido, che comunque anche in aereo mi spunta, non si sa come sia possibile, però mi spunta anche in aereo, quindi ho voluto portare anche questa. E questo era un po' tutto il contenuto del mio beauty case. Ho voluto viaggiare appunto senza troppe complicazioni riguardo il trucco e cose varie, insomma ho voluto lasciare la mia pelle respirare, perché già il viaggio in sé per la pelle è abbastanza stressante. E poi un'altra cosina che ho portato, non c'entra molto con i prodotti di bellezza, ma è la mia mascherina per la notte, insomma per coprire gli occhi, perché in aereo ci sono sempre delle luci accese, e se provo a dormire con la luce accesa è una cosa impossibile, cioè è una causa persa, non posso dormire con la luce accesa, quindi sì, ho portato anche questa mascherina che di solito uso a casa per fare la nanna, però mi è stata utile anche sull'aereo. E niente ragazze, questo era un po' il mio beauty kit da viaggio. Altre due cose indispensabili sono un cuscino e una copertina, però noi le hanno date sul volo, quindi se magari informatevi con la vostra compagnia aerea, oppure prendetevi uno di quei cuscini che sono comunque comodi. Io però appunto sono stata benissimo anche con quello della compagnia aerea. E niente ragazze, questo è tutto per oggi. Bacio grandissimo e alla prossima, ciao!